Come capo della Commissione internazionale dell'URC, ho il piacere di esprimere il mio ringraziamento per le cordiali accoglienze che io ed i miei assistenti abbiamo ricevuto qui, nella grande città di Roma. Sfortunatamente le circostanze non ci permettono, grazie, di rimanere quanto vorremmo. Scusate, eccellenza, vorreste spiegarci la funzione del piano URC? L'URC non ha per compito l'assistenza materiale ed alimentare dei popoli. Io non considero questo problema più importante degli altri. L'assistenza alimentare non è tutto, ed è comunque un ramo che non ci interessa e che non interessa nemmeno voi. È venuta l'ora, signori, di sottovalutare il problema del cibo nella ricostruzione post-bellica. L'URC si ripromette di preparare militarmente gli stati aderenti. Perciò, il principale scopo del nostro viaggio è appunto quello di riferire al Consiglio Superiore sul grado di preparazione militare delle altre nazioni. In ogni caso, il nostro programma è del tutto esposto in opuscoli che chiederete alla mia segretaria, Miss Rowling. Grazie. Venite con me, Max. Auguri, signor. Fatemele vedere prima di pubblicarle, eh? Prego, si accomodino. Momento, attenzione! Attenti all'assalto! Fermatevi! Fermatevi! Prima le donne, i bambini! Momento, vengo io le patate! Vengo io le patate! Ma non esagerate! Non le mani in tasca! No. Ma stagione! Ma chi è che mi urlate? Siete voi! Oddio, queste conferenze stampa! Avete ragione, eccellenza, sono estenuanti. Ah, mi permetto di ricordarvi che stasera avete a pranzo il principe Kalashivari. Oh sì, certo, il principe Kalashivari, reggente del Malassum, molto importante, diamine. Dipende da una mia intesa col principe se il Tibet aderirà all'URC. Ah sì, prendete nota del menu per questa sera. Portatelo allo chef personalmente e che segua le istruzioni alla lettera. Ricordate, Max, le battaglie diplomatiche si vincono soprattutto a tavola. Anche i piedi di porco farciti in salsa all'indiana, mi ci ha messo. Su, Emilio, non ti arrabbiare, non è il caso. Cosa? Come piatto forte imporre del porco a me? Al cavaliere Emilio Pogliazzi, creatore della sublime torta paradiso, è uno scandalo! No, vi sbagliate, Emilio, nessuno vuole imporvi del porco. Sì, signore, qui mi si vuole imporre del porco. Che? Ah. Ah. Così vi opponete, eh? No, e chi si oppone, eccellenza? Volevo dire, volevo fare umilmente... Silenzio, ho già detto che non vi si impone nulla. Ma le rane... Non mi interessa dove le troverete, cercatele, andate voi stesso, nelle paludi, nei pantani, nei fossi, ma dovete trovarle. Ma se mi dovessi sbagliare con i rospi...
Ah, non cercate scuse! Il principe Kalashivari dovrà mangiare rana in salsa tartara al pranzo di stasera, è chiaro? E io ve l'impongo, Emilio! Emilio. Emilio. Eh sì, eccellenza. Signor Emilio, nessuno al mondo sa fare la torta paradiso come voi. Grazie. Questa è la ragione per cui non vi ho licenziato, non ne approfittate! Un momento. Là a Costantinopoli non vi avevo già ordinato di levarvi quella porcheria dalla faccia? Oh, volete dire i miei baffi? Oh, proprio quelli! Ecco me. Toglieteveli subito, ve l'ordino! Eccellenza, che c'è? Un contrattempo. Temo che dovrete rinunciare all'interprete questa sera. Rinunciare all'interprete? Ho telefonato dappertutto, ma nessuno conosce la lingua malasuni in questa città. Ma si deve trovare. Questo comprometterà il mio accordo col principe. Dovete trovare un interprete, è essenziale. Dovete trovare l'interprete di Malatunchi. Malasuni, dialetto tibetano. Tibetano? È certo che è più difficile che trovare le rane, trovare uno che parla il tibetano. Miss Rowling! Che c'è? Conosco io uno che parla il dialetto tibetano. Davvero? Conosce anche i malasuni? Sicuro! Se una lingua a nome buffo come questo Malastinchi, Masiluni, state sicura che lui la parla certamente. Ma lui chi? Franco Bresci, un mio amico, professore di lingue. Oh, ne parla un sacco! Il cinese, il tartaro, il barese, indostano. A proposito, l'indostano, la salsa, le rame, le rame! Emilio! Cerca qualcuno? Sì, cerco il professor Franco Bresci, per favore. Che professore? Ah, quello là, prenda la scala in fondo e vada sempre su, è l'ultima volta. Grazie. È permesso? La regina Kalashivari sta andando con la 12. Permesso? Oh, scusate, non vi avevo sentita. Con tutto il chiasso che fanno giù sempre nella strada, sono costretta a tapparmi le orecchie per poter lavorare in pace. Devo aver sbagliato appartamento. Cercavo del professor Franco Bresci e giù mi hanno detto... Il professor Bresci sono io. Voi un professore? Non lo sembrate. Ma cosa facevate là dentro? Ecco, stavo studiando la posizione esatta delle mummie nei loro sarcofaghi. Sì, sto preparando un libro sugli usi degli antichi egizi. Perdonatemi, professore. Ancora non credi ai miei occhi. E vedete, professor Bresci, vi immaginavo come un vecchio barbone nascosto dietro una pila di vecchi libri. In compenso però gli occhiali. Ecco. Ma contenterò di quelli. Vedo però che almeno siete distratto come tutti i professori. Oh, già, mi scusi, io coi bottoni non vado molto d'accordo. Cos'è? È un amuleto portafortuna della Mongolia inferiore. Gli vengono attribuiti i poteri infernali. Dovrebbe rappresentare il diavolo. È fatto di pietra. Quanto è brutto. Oh, stia attenta, potrebbe offendersi. Però è brutto. Avete visto quello che è successo? Voi credete a queste storie? C'è chi ci crede. Però è molto interessante il fatto che esemplari simili a questo siano stati trovati nell'alta valle del Gange. E voi avete studiato tutta questa roba? Sì. È una strana occupazione per un giovane come voi. Vi rende? No. E perché l'avete scelta, allora? Perché è l'unica cosa che mi aiuta a vivere. Quando io mi chiudo qui tra questi libri o questi oggetti, ecco che io pian piano dimentico di vivere in questa città oggi e comincio a viaggiare, lunghi viaggi lontani verso luoghi sconosciuti, meravigliosi. Tanto il tempo passa, scende la sera, e così non mi accorgo di aver saltato il pranzo. Ecco perché mi aiuta a vivere.
Mangiate spesso così? È il mio pranzo preferito. Oh, dimenticavo, non vi ho ancora detto perché sono qui. Ah, già, è vero. Scusate, chiudo la finestra, sennò non possiamo parlare. Questa canzone la suoneranno 10 volte al giorno. No, lasciatevi, prego. Davvero non vi piace? A questo veramente non ci avevo mai pensato. Ma adesso che l'ho sentita qui vicino a voi, trovo che è carina. Siete un tipo strano. Non mi avete chiesto perché sono qui. C'è un proverbio siamese che dice: non chiedere la rosa perché è sbocciata nel tuo giardino. Grazie. Ma si fa tardi. Mi chiamo Helen Rowlin. E faccio parte della delegazione che è arrivata l'altro ieri. Emilio Pogliazzi mi ha dato questo invito. Ah, Emilio! Sì, conoscete il Malaruni? Oh, Malasuni, è un dialetto del Basso Tibet. Lo parlate? Sì, un poco. Bene, la delegazione dà un pranzo in onore di Sua Altezza Ismet Kalashivari. Voi ci farete da interprete, a questa sera. Da interprete? Ma è una cosa che non ho mai fatto. Vi aiuterò. E poi avete anche il diavolo portafortuna. A stasera, dunque. E ricordate, venite in frac. Il frac? Io non ho mai avuto un frac in vita mia! Signorina! 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 Aspetti un momento! Ma dove lo trovo un frac? Non preoccupatevi, Emilio vedrà il frac e anche le scarpe. Le scarpe di Emilio? Ma mi saranno strette! Michele Vara, soldoia Vara? Ah, soldoia Vara? Vara, Vara. Vorrei chiedergli se i cibi sono di suo gusto. Bene, ora vi scrivo come si pronuncia. Grazie. Chef Singlu Akalaya Krazi! Oh, i malasapa maratumi! Bandulati mirina di mani. Vorusdi rasmando pristir in bilora prischerbr. Ah, ha detto che non ha mai mangiato bene come stasera. Rispondete, yulpa, yulpa. Yulpa, yulpa. Ah, caramo, yulbaristor, caramo. Già. Vi sentite male? No, no, affatto. Oh, vi capisco, non è facile parlare quella strana lingua. Speriamo che tutto vada bene. Ho qui con me quel diavolo porta fortuna. Del resto, il malasume è una delle più facili lingue orientali. Davvero? Cosa potresti insegnarmi? Oh, sì. Un giovane malasuni che direbbe alla ragazza che ama? A una ragazza? Sì, che ama. Changi Bliu. Adorabile. Changi Bliu. Cara mia Silvia. Yulpa, yulpa. Stanno parlando di me? Oh, sì. E che dicono? Oh, dicono ben poca cosa di ciò che voi meritate. La loro lingua è troppo primitiva per descrivere voi. Siete molto carino. Chi? Io? Oh, no, no. Come sarebbe? Volevo dire che... ecco... vedete... il malasume è un linguaggio molto elementare. Se un mercante di bestiame contratta qualcosa con un altro mercante, gli potrebbe dire così, su un cavarcò la moia. E che vuol dire? Quanto vuoi per la vacca che hai portato con te? Su un cavarcò la moia. Dite, scrivetemi subito un complimento per la principessa. Va bene, lo scrivo subito. Mm.
garanzie, ecco. Maragi Kalashivari, Zunta Marco, Illa Moglia... Maracaramire Kiki! Ma no, un momento, ci deve essere un equivoco. Dio mio, voi! Ma no, eccellente, che io non... Fuori di qui! Ho donne mie scarpe! Chi ha pescato questi incarni? Emilio! Emilio! Rani salsa indiana! Non lo penso! Eccellenza, ho trovato le rane! Eccole! Mi dispiace molto, scusatemi, ma ve l'avevo detto che non ero capace. No, non drammatizzate questo incidente. Ma no, mi capita sempre così quando sono in mezzo alla gente. Tutti quei personaggi, questo maledetto frac, le scarpe strette. Voi... Mi considerate come una scarpa stretta? Oh no, scusatemi, voi mi prendete in giro. Ma non posso darvi torto dopo tutto quello che ho combinato. Sciocchezze. Se anche voi foste conosciute e celebre, non vi sentireste più tanto timido. Può darsi, ma io non diventerò mai un uomo celebre. Certo mi piacerebbe essere qualcuno, ma so di valere talmente poco. Vi ringrazio di tutto, Miss Helen, e mi dispiace di avervi delusa. Ma non mi avete delusa affatto. Ha visto il professore con l'americana? Aderì dal patto atlantico. Vorrei aderì pure io. Poi dice che il piano Marshall non funziona, guarda che materiale. Chi sono? Niente, sono due tipi che conosco. Dategli una lezione. Ma sono in due. Ah, vi prendono in giro? Perché non vi fate rispettare? Non ne vale la pena. Ecco il problema con lei. Non ne vale mai la pena, vero? Bene, parlerò con Stork domani. Vedrò che posso fare. Siete molto gentile, ma non vedo perché deve preoccuparsi tanto per me. Non lo so nemmeno io. Buonanotte. Buonanotte. Guarda, è vestito da pinguino. Rodolfo Valentino, sta attenta a coda. Al diavolo! Avanti! Mi scusi, ha gettato lei questo dalla finestra? Sì. Ma non sapevo che ci fosse qualcuno. Spero di non averla colpita. Comunque le chiedo scusa. Buonanotte. No, aspetti, aspetti un momento. Io sono venuto qui perché lei l'ha gettato e allora... Senta, come glielo devo dire? Che è stato un incidente? Non glielo volevo tirare. Ah, no, no, non mi racconti storie. Lei l'ha gettato proprio addosso a me. E va bene, la pensi come le pare. Insomma, che cosa vuole da me? Io? Niente. Aspetto che me lo dica lei. Ma perché non mi dice cosa è venuto a fare... E chi è lei? Sono un povero diavolo. Allora ha sbagliato persona, io sto peggio di lei. Ma guardi che non scherzo, io okay, sono... Ok, ok, ma da me non tira fuori niente. Meglio così. Vuole accendere, professore? Fumi pure, coraggio, professore, non volevo spaventarla. Non sono spaventato, ma lei chi è? È molto semplice, lei mi ha chiamato. Io? Ma sì. Allo scoccare di mezzanotte, con la luna piena e Orione nell'orbita di Venere, lei ha gettato questo amuleto verso ovest, pronunciando l'antica formula magica, al diavolo. Non è così? Penso di sì. E allora, secondo il rito orientale conosciuto, lei ha invocato l'aiuto delle potenze infernali e loro hanno inviato me come messaggero. Oh, le assicuro che non mi serve niente. Sciocchezze. Io so benissimo ciò che lei desidera e sono qui per aiutarla. Cerchiamo di sbrigarci perché ho piuttosto freddo e non vedo l'ora di tornarmene al calduccio tra le fiamme dell'inferno.
Lei sogna ricchezze, fama, potere. Bene, ecco, io posso far diventare realtà i suoi sogni immediatamente. Lei vuole diventare famoso, vuole essere un grand'uomo, una celebrità. Vuole vincere la sua timidezza e conquistare il cuore di una certa Helen, vero? Ma come fa a saperlo? Beh, i diavoli sanno tutto e visto che sono qui per aiutarla, perché non cominciamo? Ho in mente qualcuno che va benissimo per lei, è arrivato giù mentre uscivo. Vuol dire un morto? Beh, è naturale. Non posso metterla nel corpo di un uomo ancora vivo. Vuole essere famoso e c'è solo un modo sicuro. Dato che ha fretta, deve prendere le sembianze di una celebrità. Un paio di minuti fa, un uomo si è tolto la vita. Era un uomo molto importante. Sono sicuro che le andrà benissimo. Devo prendere il corpo di un uomo? Già. È molto semplice, professore. Più semplice di quanto lei riesca ad immaginare. Ehi, un momento, ma che sta succedendo? Sto scomparendo! No, no! Non si preoccupi, si fidi di me. Ecco, ora è svanito. Il suo nuovo corpo è sdraiato su un divano. Il precedente proprietario si è ucciso per una donna. Si è tolto la vita pochi minuti fa. Non sa ancora niente nessuno. Le posso presentare il suo nuovo corpo, professore? Spero che andrete d'accordo. Comunque, vedrà che si abituerà presto. E ora che tutto è sistemato, buona fortuna. Pronto? Chi? Franco. Ah, sei tu. Ma che fine hai fatto ieri sera? Come? Acqua passata, lo dici tu? Non ti posso spiegare, ma è proprio così. Stammi a sentire. Aspetta un minuto, ma chi è che parla? Questa non è la tua voce. Questa non è la voce di Franco Bresci. Per essere sinceri, no. Cioè, sì, è la mia voce, ma sembra quella di un altro. No, non posso perdere tempo. Ti devo vedere. No, ora, subito, immediatamente. E vieni al Teatro dell'Opera. Ma non chiedere di me. Chiedi di Gino Marini. Sì, il grande tenore. Ma che c'entra Marini adesso? Va bene. Sì. Vengo subito. Avanti. C'è uno per lei che si chiama Pogliazzi. Signor Pogliazzi. Sì, sì, lo faccio entrare. Si accomodi. Signor Pogliazzi. Emilio, no, un momento, ci deve essere uno sbaglio. Ma che sbaglio? Vieni che ti spiego, non fare l'idiota. Chi si crede di essere? Idiota sarà lei, anche se è il grande Marini. Zitto, non urlare, Emilio. E non mi chiami Emilio, io non cercavo lei, chiaro? Io voglio il professor Franco Bresci, dov'è? Mi ha appena telefonato. Sono stato io a telefonarti. Sono io, Franco Bresci. Aiuto, Emilio, aiuto! Aspetta, dove vai? Aspetta! Ecco perché ti ho fatto venire qui. Mi devi ascoltare, siediti. E ascoltami bene. Io sembro il tenore Marini. Cioè, lo sono, ma non è esatto, perché sono Franco Bresci. Ah, è così, eh? Mi rendo conto che per te è strano. Anzi, incredibile. No, ma c'è di incredibile? È tanto semplice. Tu sei il tenore Marini, solo sì, certo. Che non è così. E allora chi sei? Franco Bresci. Fermo! Avanti! Che altro vuole? Beh, mi pareva d'aver sentito... Oh, no, non è niente. Stiamo discutendo di... Politica. Oh, mi dispiace tanto, scusi. Sta a sentire, Emilio. Ieri sera, dopo quel pranzo, al quale hai avuto la brillante idea di invitarmi come interprete... Ah, del mal... mal... Malassumi, esatto. Sono tornato a casa. Adesso glielo spiego io, Marini, che non si tratta così una moglie. Lo faccia venire qui subito. Cerchi di calmarsi, Adriana, se no la sentiranno tutti. Deve chiedermi scusa in ginocchio. Ma certo che lo farà.
Proprio qualche minuto fa, quando è arrivato, mi ha chiesto. E la mia adoratissima mogliettina non è ancora arrivata. Il mio piccolo, adorabile, bellissimo usignolo. Sì, glielo do io l'usignolo. Senta, lo sa quanto li è affezionato? Affezionato? Adesso gli faccio vedere io. Dov'è? Nel suo camerino. Ma lo lasci stare. Aspetti, aspetti, Adriano. Voglio proprio sentire che cosa mi dirà il grande tenore. E ti ricordi delle compagne della seconda? Come no? Evviva la bionda, evviva la bruna, evviva la bruna, evviva la bionda. Vogliamo tutte le donne che sono nella città, ma quelle vecchie grasse lasciamole impiccare. Ma scalzone vigliacco! Adriana! Questo è quello che pensi di me, eh? Allora era vero, eh? Prenditi anche questo! Ma scalzone! Ora busco! Vigliacco che non svegliate! Datemi una mano, ragazzi! L'acqua, i sali, eh? Ma io divento pazzo! Adriana! Siete caldo, Adriana! Ma quella cicciona chi è? A me lo chiedi? Perché ti tratta così? Si vede che lo può fare. Ha tutta l'aria di essere tua zia. Come? Tua zia! Commendatore, di scena! Di scena? Ma dove? Sei tenore, no? Presto, senti, lo spettacolo è cominciato. Vieni, ti devi vestire. Già, però, come? Come? Come, in costume. Le opere si recitano in costume. E io dovrei andare là in scena? Non è possibile, io me ne vado, me ne vado! Ma dove vuoi andare? Ma che vuoi rovinare tutto? Adesso che abbiamo i milioni, e i milioni li hai tu in gola! Non capisci cosa significa questo per me, per te, una vita da milionari? La fine di tutte le umiliazioni! Mi voglio fare un paio di baffi! Ecco, così, come questi. Guarda, Adalini! Anzi, questi li tengo per modello. È per questo che tu devi cantare! Ma io non so cantare! Come non sai cantare? La tua voce è la voce di Marini! Ma non so nemmeno il nome dell'opera! Ecco, c'è il giornale, lo sappiamo subito, stai tranquillo. Ecco, spettacoli, opera, accidenti. Di, si danno 5 opere. 5 opere? Eh sì, 5 celebri arie, per beneficenza. Comincia con il duetto del Mefistofele. Vieni, vestiti. Il Mefistofele? E chi lo conosce? Ma ti rendi conto che io non so una parola di quello che dovrei cantare? Appena sentirai la musica te lo ricorderai subito. Il tuo cervello è quello di Marini. E quel cervello le parole se le ricorda. Ecco, tieni questo. Guarda, c'ha anche le calze. Tieni. Ma io mi devo vestire da Mefistofele. Da Mefistofele? Che epoca è? Del 300. No, Nabucco, Nabucodonosor. Lombardi, Lombardi. Ma che Lombardi? Si svolge in Egitto. E quel guerriero egiziano aspetta quello che dice... Ah, discolpati. Radames. Radames, bravo, Radames. Ecco, tieni. Questo non ha le calze, ma fa lo stesso. Stai benissimo. Aspetta. Il palcoscenico deve essere di... Presto, Gino, presto! Eccoci. Tocca a te! Ma cosa hai combinato? Hai proprio perso la testa. Ma come ti sei vestito? Disgraziato, ma questo è il vestito della Ida. Mi sono confuso col Fausto. Ma vai subito a cambiarti il costume. Fai presto, stasera vuoi farmi morire. Entrare di qui, su. Avanti, andiamo. Vedrai che poi il resto verrà da sé. Guarda, Marini. Non vuole entrare in scena. Boh. Sfido io, chissà dove è stato oggi. E forse anche ubriaco. No, sta all'inferno quella porno. E se non viene? Ma come, sei così tu col diavolo? Non vuoi che ti aiuti? Allora, vai, su, su. Vai. Diavolo non ci metta la coda. Ma speriamo che ce la metta invece. Rivolgi a me lo sguardo. Just on you.
M'appare sul cielo sereno, ricinto ad un arcobaleno, specchiante il sorriso del sol, la fuga di liberi amanti, speranti, di grandi raggianti, di già quell'isola il vol, a quell'isola il vol. La fuga dei liberi amanti, la fuga dei liberi amanti, speranti, vivanti, raggianti, dirige a quell'isola il vol, a quell'isola il vol. Lontano, 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 lontano. Bravo! Te l'avevo detto che hai i milioni in bocca! Io non so come ho fatto. Appena ho sentito la musica... Bene. Ma lo sai che quel Marini cantava proprio bene. E che non lo sapevi? Oh, ascolta, c'è Miss Helen nel palco. Vada lei e dille se vuol venire a casa mia. Casa tua? E quale casa? Sì, sì, mi sono informato. Ho un appartamento ai Parioli. Ah, sì? Invitela, dille che la voglio conoscere. Ma non la conosci già? Ma no, lei conosce Franco Bresci, un povero professore che le fa soltanto compassione. Ah. Ma io ora sono il celebre Marini. Solo così mi deve conoscere. Non sarei mica innamorato di lei per caso, eh? Su, muoviti. Subito, questa sera a Baldoria! Ma che hai stasera? Niente, perché? Ma mi sembri molto distratta. E non hai fatto che parlare di quel professore che hai conosciuto. Ti sei forse innamorata? Chi? Io? È permesso? Buonasera, buonasera. Ah, Emilio, che fate qui? Ti ho fatto preparare il costume? Di quale opera? Ma come di quale opera? Dell'Arlesiana, no? L'hai dimenticato? Io non ti capisco, questi cantanti non li capisco! Da Marini? Ah, ma certo che veniamo, non è vero? Beh, se proprio ti fa piacere. Ma voi, Emilio, qui a quest'ora sono le 10:30. Già, è vero! Con permesso, buonasera. Ma che ha? Che c'entra lui con Marini? Beh, saranno amici. Cosa? Marini ha un cuoco per amico? Oh! E adesso, come diavolo faccio? Mi ha chiamato? Ah, proprio lei. Ha visto in che bella situazione mi ha messo, eh? Colpa sua, giovanotto. Eppure io le avevo dato notevoli possibilità. Con quella moglie, questo non me lo doveva fare. Come posso arrivare a Helen avendo alle costole una moglie simile? Quella è una strega. Preferisco suicidarmi anch'io come ha fatto quell'altro. Ecco, vede, un altro diavolo sarebbe seccato dal fatto che a lei non venga in mente... Come posso dire, sì, di ammazzare, di avvelenare sua moglie per andarsene con l'altra. Questo, come lei sa, è un metodo che oggi è divenuto di gran moda. Ma questa sua ingenuità merita il premio di una seconda prova. Le farò abbandonare questo corpo. Mi farà riprendere il mio? Eh no, questo è impossibile. Il nostro regolamento non lo consente. Una volta uscito lo spirito dal corpo non si ammettono ritorni. Ehi, non mi lasci così senza corpo, ho freddo! Sì, sì, adesso la manderò in un paese dove è sempre stata. La sua Miss Helen partirà domani per il Messico in volo insieme a quello Stork e alla delegazione. Vi si tratterranno qualche giorno per una missione diplomatica. Giusto in questo momento, alla periferia di Città del Messico, è morto per un incidente un tale che in questi giorni è l'uomo più famoso d'America.
È caduto là! Presto, corriamo! Eccolo laggiù! Maurice! Accidenti, ma che hai fatto? Com'è successo? Non lo so. Lo so io, Petro, imbecille, andare a quella velocità. Ti sei scordato che ti devi battere per il campionato del mondo? Il campionato? Di che ti sei rincretinito? Senti, ammazzavi, chi mi restituivi i quattrini spesi per l'allenamento? Adesso non ti allontani più dal campo, eh? Torniamo! Io non capisco come non ti sei ammazzato. Qualche santo deve averti salvato. Ma qualche diavolo. Pronto, padrone. Bene, cos'è? Spogliati. C'è giusto il tempo per 2 o 3 round di allenamento. Io? E chi? Io? Ma ecco, io non so se... Che c'è? Qualcosa che non va? No, ma... Ho male qui. Cosa? Sangue della miseria, fai vedere. Muovi il braccio. Deve essere uno stiramento. Ci vuole una giornata di riposo e di massaggi. Cristo, proprio una settimana dal match. Antonio! 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 Dove sei, pezzo di idiota? Su, svegliati, disgraziato! Se vuoi dormire, te ne torni a casa tu in Italia, hai capito? Su, alzati, muoviti! Lascialo stare. Di, che ti prende? Niente, ma non voglio che tu lo maltratti. Mettilo bene in zucca, che sono io il padrone qui. Se non fosse che non voglio rovinarti a pochi giorni dal combattimento, ti darei la lezione che meriti. Ma che non succeda un'altra volta, eh? Ehi, tu! Sì? Si è fatto uno stiramento qui dietro. In 24 ore deve tornare a posto e riprendere gli allenamenti. Certo, state tranquillo. Lo rimetterò a posto. Andiamo. Ma siete pazzo a mettervi contro Ramirez? Dovevo lasciare che ti prendesse a calci? Beh, l'ho fatto tante volte. Ma siete cambiato, sapete? Hai ragione, sono cambiato. Pronto? Finalmente riesco a parlarti. Sei tu Maurice? Io? No, io non sono Maurice. No, ma aspettate un momento. Cercano Maurice. Ma Maurice, non siete voi? Ah, sì, sono io. Chi parla? Ma come? Sono Flora. Non mi riconosci? È Flora. Ehi voi, levatevi di torno. Volete che Ramirez vi dia una buona lezione? Lo sapete che Maurice è sotto allenamento? Sono sbagliati. State alla larga da quella donna prima del match. Ah già, il match. Che pensi del mio avversario? Manuel? Oh, non ha molta classe, ma è forte, agile, possiede un pugno. Lo chiamano il lupo delle Ande. Ascolta, Antonio, io sono un professore, non credo che... Certo, lo so. Avete fatto una scienza della box, ma qui non permettono mai a uno straniero di vincere il titolo. Io parlo per esperienza, capito? Venite. Esperienza? Ma che ne sai tu? Quando giunsi dall'Italia 15 anni fa avrei potuto vincere il titolo se fossi stato americano. Ma dal primo giorno tutti furono contro di me. Camorre, imbrogli, minacce. Ed eccomi qua. Perché non torni in Europa? È il mio sogno. Ho ancora la mia famiglia che mi aspetta a Roma. Ma i soldi per il viaggio, chi me li dà? Beh, vado a prendere la canfora, aspettatemi. Thank you.
signor, guarda subito. Scusate, la delegazione dell'URC è arrivata? L'aspettiamo da un momento all'altro. Grazie, aspetterò, prego. Il francese non ci fa paura. Dite ai vostri lettori che andrà al tappeto prima del quinto round. Ora, ragazzi, potete andarvene. Manuel ha bisogno di tranquillità. Grazie, grazie. Ci vediamo domenica. Buona fortuna. Grazie. Grazie mille. Che c'è di nuovo? Cardin è entrato proprio in questo momento. Maurice? Ed è solo? Sì. Bene, questo favorisce il nostro piano. Lui si fida di te? Non lo sai che ha un debole per me? Portalo al bar. Voglio che tutto si svolga in pubblico, in modo che tutti possano testimoniare che noi non c'entriamo per niente. Tocca a te, Flora. A un certo momento ti farei baciare. E in quel momento interverranno i nostri uomini e ci penseranno loro. Ho capito. Ecco, tieni. Sono 10.000. Il resto lo avrai se tutto andrà bene. È la solita storia del pastore. Il povero ragazzo vuole raccontarla. Thank you.
Signor Marini, io sono un entusiasta della sua arte. Oh, grazie. Vi assicuro che non è affatto merito mio. Proprio vero, generalmente tenori si nasce. O qualche volta si diventa. Siete un tipo molto strano. Me l'avete già detto. Davvero? Quando? Quando ci incontrammo. E dove? Avete la giacca allacciata male. Oh, con questi bottoni non ci indovino mai. Non sareste per caso... Chi dovrei essere? Amico di qualcuno che vi abbia parlato... Non badate, è assurdo ciò che sto dicendo. A cosa dovrei badare, se non altro che a voi? Emilio, voi avete un'infinità di amici, professori, tenori... Beh, no, sembrano un'infinità, ma in realtà è sempre lo stesso. Io non capisco. Scherza. Oh, basta con i dischi. Signor Marini, eh? Volete cantarci qualche cosa? Ma... Oh, sì, vi prego. Cosa cantate? Ah, ecco. Conoscete Dolce Sera? Sì. È questa, vero? Sì. Quando la sera discende tra i raggi dorati del sole che muore, dolce una calma se fonde nell'anima, scende un divino languore. Visioni lontane seguendo la nuvola d'ora, guardo le nubi che fuggono, e un desiderio languido d'oblio ricolma l'animo. Cerca nell'immensità la tua felicità. Ed ora un buggy! Vogliamo divertirci? Basta con le opere, basta con la lirica, basta con le mezzo soprano! Già! Sono d'accordo anch'io. Basta con le tue gozzoviglie, con i tuoi baccanali, con le tue orge. Voglio sapere chi sono queste odalische. Ma come osa? Chi è quella? Ma veramente io non la conosco. Ma guardalo, guardalo, non riconosci nemmeno tua moglie? Hai sposato fuori? Fuori di casa mia! Sì, fuori, cosa si può prendere da un fuoco? Cavalier Fogliazzi! Fuoco! Ma cavaliere! Si fermi, per carità! Signora, prego, si calmi, signora. Ah, e adesso facciamo i conti, eh? Mio caro signora! Signora, è qualcuno, signora! Signora, stia su! Signora, stia su! No, 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 mi frattuma! È qualcuno! Finalmente ti rivedo. Ti sei ricordato di me, caro? Io, ma veramente io ero venuto per... Sì, per star solo con me. Abbiamo tutta la serata per noi. Vieni, andiamo al bar. Ho voglia di ballare. Ecco, sì, vorrei volentieri, però... Su, via. È un posticino tranquillo. Vedrai, staremo bene.
È arrivato, eccellenza. Sono pronte le camere? Oh, certo, signore. Le vostre istruzioni sono state esattamente eseguite. Di qua, prego. Vi prego, volete assegnare le stanze agli altri? Un momento, eccellenza. La solita medicina. Oh. Miss Rowling! Oh, siete voi, Emilio! Cosa fate qui? Non vi riguarda. Sono un libero cittadino e posso andare dove voglio. Non alloggerete mica qui, spero. Certo. Oh, quest'albergo è diventato infrequentabile. Ma che vuole? Quanto mi è antipatico quello lì. Allora, avete parlato con Sua Eccellenza? Sì, Emilio, ma è ancora molto arrabbiato con voi. Maledizione. Proprio quando credevo di aver risolto tutto, quell'idiota si va a suicidare. Di chi state parlando? Di Franco, il professore. Cosa dite? Il professore si è suicidato? No, volevo dire il cantante, Marini. Oh, sì, l'ho letto sul giornale. Mi dispiace molto. Figuratevi a me. Per colpa sua mi sono giocato il posto qui alla delegazione. Cercate di farmi parlare con Sua Eccellenza. Sì, ma dovete aver pazienza. Ma come? È da Roma che lo sto a seguire e a spese mie. Mi ha costato un mucchio di quattrini. Io sono sicuro che se riuscissi a parlargli mi perdonerebbe. Vedrò di farvi parlare stasera. Davvero? Come? Quando? Adesso vado da lui. Aspettatemi qui, fra 5 minuti. Sì, sì, io vi aspetto qui. Ah, mi raccomando, ditegli che mi sono tolti i baffi. Sì. Por favor, signor, un pochito de fuego. Dico a voi. Ah, sì. Un altro whisky. Ma lo sai che non ti riconosco più. Perché? Un tempo, durante l'allenamento, non bevevi, non fumavi, non avvicinavi donne. Andavi a letto col sole. Sì, esatto. Ora però voglio rifarmi del tempo perduto. Forza, allora. Salve, ragazzi. Quello è l'ingresso secondario del bar. Il vostro uomo è seduto al banco con una ragazza. Osservateli bene. Quando lui la bacerà, intervenite. Tu sarai il fratello della ragazza e tu sarai il fidanzato. Mi raccomando, fate un lavoretto proprio come si deve, eh? Balliamo? Ma finisci di fumare, hai appena acceso. No, fumerò dopo, adesso balliamo. Ah, una bottiglia di Barbera. Cosa? Ma Emilio, qui siamo al Messico, non siamo in Italia. Ma già, è vero. Beh, niente. Allora, cosa ha detto Sua Eccellenza? Beh, io gli ho spiegato tutto, che vi siete pentito, che è stata un'operazione mentale. E lui? Niente da fare. Ma la torta paradiso gliel'avete ricordata? Sì. E beh? È rimasto molto scosso. Ah, lo sapevo io. Allora mi ha detto che sarebbe venuto qui al bar. Ha detto anche che si sarebbe degnato di incontrarvi e di ascoltare le vostre scuse. Così ha detto? Sì. Ed ora sta a voi, Emilio. Certo riuscirete. Oh, Miss Rowling, come vi posso ringraziare? Voi siete un angelo. È lui. Da bene. E così ti dai da fare con mia sorella, eh? E vuoi portarmi via la fidanzata? Io? Ne abbiamo abbastanza degli europei. Ma chi siete? Che volete? Sta buona, bella. Ma stanzone! Ma pure, ma... Emilio! Polizia! Polizia! Fai, idiota, non è lui. Assassino! Eccellenza, pietà! Perdonatemi! Portatelo via! Uno sbaglio di persona! Eccellenza, perdonatemi! Sono rovinato! Voglio uscire! Sono innocente! Non l'ho fatto apposta! È stato un errore di persona! Qualcuno! Voglio uscire! Devo uscire! Non l'ho fatto apposta! Non l'ho fatto apposta! Io sono rovinato! Sono rovinato! Ma non abbiamo fatto niente di grave. Domattina ci rilasceranno. Come? Niente di grave? Ma vi rendete conto, egregio signore,
che io ho rotto un vaso in testa a Sua Eccellenza Goffredo Stork, ideatore del piano URG, alto plenipotenziario e delegato alla Conferenza Internazionale di Parigi. Ha avuto quel che si merita. Sì, ma io ho perduto il mio posto definitivamente. Bel posto, dove uno è costretto a subire umiliazioni e angherie d'ogni sorta. Sì, questo è vero. Ma voi come fate a saperlo? Siete un tipo simpatico. Come vi chiamate? Cavaliere Emilio Poliazzi. Franco Bresci. Come avete detto? Beh sì, sono Franco, Franco Bresci, non lo hai ancora capito. O se preferisci Gino Marini o anche Maurice Cardin. Come vuoi tu? Franco! Oh, finalmente, è un piacere di riabbracciarti. Ma io l'avevo capito, eh? È per questo che sei venuto ad aiutarmi, sei veramente un amico. Ah sì, sei un bel amico, lo sai che mi hai messo in un bel guaio. E adesso cosa fai così vestito? Cioè, volevo dire, così incarnato. Il boxer. Ma non eri a Roma? Il tenore sì, ma io no. Senti, ti prego, non ricominciare con le tue spiegazioni perché io non voglio capirci niente. Bravo, meglio così. Fa un po' vedere, eh? E come stai col tuo nuovo corpo? Ah beh, questa volta ti hanno servito meglio. E la faccia, come te la senti? Ah, bene, ma se non ci sto attento, fra una settimana me la faranno così a forza di pugni. Ma che dici? Dovrei battermi col lupo delle Ande. Ma che fai, il domatore? Ma no, è il soprannome di un boxer. Sorbole! È così dunque che ubbidisci alle mie istruzioni, eh? No, lasciami il tempo di spiegare. Oh, che chiacchiere! Per questa volta ancora non ti faccio niente perché quello che hai combinato al Grand Hotel è una magnifica reclame. Ci sono fuori giornalisti che aspettano. Ho pagato la cauzione per te. Muoviti. Ma un momento, Ramirez. Devi far uscire anche questo qui. E chi è? È un amico. Un amico? E che mi importa dei tuoi amici? Senti un po'. Se non lo fai uscire non mi muovo. È uno specialista, è un gran masseur. Va bene. Prenderà il posto di Antonio. Antonio, e dove è andato? Gli ho dato una buona lezione e l'ho cacciato via. Così impara a lasciarti scappare. Ah, ma lui non ne ha colpa. Beh, piantala adesso, su, andiamo. Quanti erano messi Cardano quelli che vi hanno aggredito? 5, tutti pesi massimi. Siete stato colpito. Non hanno avuto il tempo, li ha messi fuori in 19 secondi. E voi quanti ne avete abbattuti? Uno. Di destra o di sinistra? Di vaso. Squagliartela. Con quel Ramirez alle costole. Ma che sei matto? Ma dove vuoi andare? Tu sei una personalità. Dovunque vai ti riconoscono subito. E poi mi sono informato, in questo incontro c'è da guadagnare un sacco di milioni. E i baffi non me li toglie più nessuno. Ma io non ho nessuna voglia di farmi rompere la faccia davanti a 20.000 persone. Ma Manuel deve essere un tipetto robusto, eh? Ehi, vieni qualcuno. Presto, massaggiami. E come si fa? Ma come? Non hai mai visto fare un massaggio? Io ho passato tutta la mia vita in cucina a fare il cuoco. Ma è la stessa cosa. Fa finta di fare la pasta fatta in casa. Ah, sì? Ora ti servo io. Ramirez ti aspetta fra 5 minuti sul ring. Vabbè, veniamo subito. Ma che stai facendo? Distendo la pass, la pancia, i muscoli della pancia. È un nuovo sistema di massaggio. Lì ci sono i guantoni e i bendaggi. Fate presto, sbrigatevi. Beh. Il bendaggio? Ma qui preparano le bende prima di cominciare. E questi cosa sono? Ah, sono i guanti per combattere, l'ho visto ieri. Ma allora di che hai paura? Con quest'anima di guanti non si farebbe male neanche un bambino. Ma credi davvero? Senti qua, sembrano guanciali. Che male vuoi che facciano? Eppure... Ma va là, vuoi vedere? Infilane uno. Infilalo. E adesso prova a darmi un pugno. A te? Ma sì, avanti, dai, non aver paura. Ma se ti faccio male poi... Ma non mi fai male, non senti come sono morbidi. Avanti, su, dai, per forte, eh. Così ti convincerai che non mi fai male. Su, dai. Beh, se vuoi tu. Sì, al mento, dai. E pianta, lasciami leggere. Ma che è sta roba? Che? Ah, è il mio nome, Cavaliere Emilio Poliazzi. Vatela di là, vai. Basta, andiamo. Ma come è il mio? Che voglio... Non crederai mica che io abbia allenato Maurice per niente.
Lo sai meglio di me che può vincere l'incontro. Senti, voglio farti una proposta. Ti darò metà della borsa di Manuel se il tuo francese si farà mettere a terra. Senza contare che siccome Maurice è il favorito, puntando su Manuel si vince un mucchio di soldi. È una proposta da non buttar via. Che ti pare, Pedro? Avanti! Oh, bravo! Vieni, vieni! Ti ho fatto chiamare perché devo parlarti. Il lupo! Fermati! Entra anche tu. Così siamo al completo. Avanti. Le presentazioni sono inutili, mi pare. È meglio non perdere tempo. Questo denaro è per te. Il lupo. Per me? E che cosa devo fare? Farti battere domenica. Se ho ben capito, mi pagate perché perde. Beh, non incominciare a parlare di lealtà, sport e altre storie del genere. Io me ne frego del titolo. Per me contano solo i quattrini. E con la mia proposta ne guadagnerai di più che se tu vincessi. È lui che dà il denaro? Non ci pensare. $20,000 sono per te. Va bene? Dunque, io credo che potremmo anche accettare $20,000. Sì, ma penso, insomma, lui, Franco Bre, Maurice Cardin, lui potrebbe guadagnare molto di più se vincesse. Ma vincere chi? Lui. Non sai che se Manuel volesse potrebbe metterlo a terra al terzo round. Non sarà certo un ramollito di francese a spaventarlo. Che ci provi? Fermo. Basta! Amico, a me non piacciono i ricatti, La cifra che ti do è quella e non un soldo di più. Ti consiglio quindi di accettare con le buone. Altrimenti sarei costretto ad usare dei mezzi più persuasivi, va bene? Come no, benissimo, chi dice niente? Voi siete il nostro benefattore. Ecco, e adesso filate. Fila. Su. Vieni. E badate di rispettare gli accordi, Perché potreste pentirvene. Siamo fra gentiluomini, no? Vai, vai. Ve l'avevo detto che non sarebbe stato difficile convincerlo. Questi europei farebbero qualunque cosa per un po' di quattrini. Allora siamo d'accordo, Tu dovrai barcollare e andare al tappeto due o tre volte, finché alla terza ripresa noi getteremo la spugna. E soprattutto niente sorprese, Andiamo. Di, che cos'è questa storia della spugna? Ma mi pare di aver sentito dire che è un asciugamano che i secondi gettano sul ring per significare che il loro campione si arrende. Antonio, sei ancora qui? Ma io ti credevo in Italia. Fra poco, quando voi avrete vinto il match. Ho scommesso tutto su voi. Ho ricevuto l'altro giorno una lettera. Mi informano che mia moglie sta male e devo raggiungerla. No, hai fatto male. Perderai. Voi vincerete, Maurice. Così potrò tornare a Roma con un piccolo gruzzolo. E la mia Teresa guarirà. Ehi, presto, tocca a te. Non so se dopo vinto il match avrete tempo di pensare a me. Così non mi resta che dirvi addio. Addio, Antonio. Emilio? Oh, Miss Rowling! Sono venuta a salutarvi, Emilio. Vado domani mattina in aereo a Parigi. C'è un congresso laggiù. E Sua Eccellenza? Gli ho spiegato tutto e spero si sia calmato un poco. Ah. Oh, scusatemi. Io volevo anche ringraziarvi per il vostro intervento dell'altra sera. Dopotutto non mi conoscevate. Credete? Eppure ci sono persone che ci sembra d'aver già viste. Sì, è vero. Mi è capitato una volta. Con quel tenore? Come fate a saperlo? Ma assisterete al match? Sì, e spero che gli darete quel che si merita, quel Manuel. Ho saputo che è stato lui ad organizzare quell'aggressione. Davvero? Su, presto, ti stanno aspettando. Ci vediamo dopo. Dategli una lezione e in bocca al lupo. Ci stiamo andando. Sono tutti pieni di fiducia e di entusiasmo. Se sapessero invece che il loro eroe è pagato per perdere... Vabbè, non è una bella cosa, lo so. Ma tanto avresti perduto lo stesso. Dunque, andiamo, va.
Mi piacerebbe tanto rompere il muso quel Manuel. Ma lascia perdere che abbiamo avuto una bella fortuna. Attenzione, attenzione! Silenzio, silenzio, prego! Combattimento in 15 riprese, valevole per il titolo mondiale dei medi. Tra il campione del Messico, Manuel Ormena, e il campione di Francia e d'Europa, Maurice Cardin. Diamine, ho dimenticato gli occhiali. Signore, e quello più alto chi è? Emanuele, non lo vede, no? No. Adesso viene la ripresa che deve perdere. Non vedo l'ora che sia finita. Non farmi finire la ripresa, Manuel! Staialo! Guarda le arie che si dà quel mascalzone. Quasi, quasi. Devo picchiare? No, per carità, pensa Ramirez! Uno, due,
scusi, signore, chi è caduto? Come sta? 4, ma mi lasci perdere! 5, 6, 7, 8! Butta la spugna. Sì, tu. Signore, mi dica, che è successo? Che ha fatto? Ha fatto così! 8, 9, 10, au! Prendetelo a qualunque costo! Amico, hai voluto vincere, eh? Tra poco verrà il padrone a sistemarti. Ah. Grazie. Maledetto il demonio. Sono qua. Il diavolo? In persona. Bravo, proprio lei, aspettavo. Ma si può sapere... Per carità, non ricominciamo con le solite storie. Tanto lo so benissimo cosa vuol dirmi. Che l'ho messa nei guai, che era inutile farle cambiare corpo, che lei vuol stare vicino ad Elena, eccetera, eccetera. Beh, voglio accontentarla per l'ultima volta, ma che sia l'ultima però. Ma mi fa ancora cambiare corpo? Non è quello che desidera? Ah, sì, certo. Però a questo mi c'ero affezionato. Non se ne trovano tanti in giro così. E quale sarà il prossimo? Questa che le offre la migliore occasione di essere celebre, ricco... E di sposare Helen. Ah, attenzione che sia una cosa comoda, eh? Stia tranquillo, non avrà niente da fare. Solo chiacchiere. E dove devo andare questa volta? A Parigi. Parigi? Nel corpo di Sua Eccellenza Stork. Stork? Ma è morto? Non ancora, ma lo sarà. Fra pochi minuti. Oh, eccoci arrivati. Su, faccia presto, perché se ne sono già accorti e sta per arrivare gente. Ehi, un momento, ma... Su, coraggio. Vedrà che questa è la volta buona. Mr. Stork! Oh, Mr. Stork, eccellenza, siete ferito. Veramente non mi pare. Qualcuno deve aver sparato dal balconcino, l'hanno visto fuggire. Ah, sì? Può darsi. Io non me ne sono accorto. Scusate, eccellenza, sono il giornalista dell'albergo. Avete dimostrato molto sangue freddo. Se lo dite voi... Guardi il proiettile. Avete qualche idea sull'identità del vostro attentatore? Ma... Sua eccellenza... Sua eccellenza, con la quale sentitamente mi felicito per lo scampato pericolo, aveva ricevuto molte lettere da parte di un pazzo, di un esaltato che si firma cittadino dell'universo, il quale voleva impedire a Sua eccellenza... di pronunciare il discorso annunciato per oggi all'Assemblea Internazionale. Questo è sensazionale, faremo un'edizione straordinaria. Nessuna traccia. È strano, non si capisce dove si sia conficcato il proiettile. Non preoccupatevi, se lo trovo ve lo faccio avere. Grazie, signori, grazie. Grazie. Allo? Appartamento di Sua Eccellenza. Oh, no! No, per carità, Sua Eccellenza non vuole parlare con quella persona. Chi è? Ma figuratevi, ancora quell'Emilio. Da qua! E non mi vuoi far parlare con Emilio? Pronto, Emilio, sei tu, Emilione mio! Emiliuccio, non sapevo che tu eri qui. Ma... Che schiglia, monsieur?
Impazzito! È impazzito! Emilio, su, entra, avanti! Emilio, come mai sei a Parigi? Ecco, voi sapete che in tutti questi sfortunati avvenimenti io non ho mai cessato di seguirvi umilmente e fedelmente a spese mie, senza baffi, eccellenza. Non mi hai riconosciuto ancora, ma che eccellenza fra di noi! Ma forse voi... tu? Sì, sono io. Franco! Emilio! Oh, amico mio! Su, fallo rinvenire. Mm. Ah, di, senti un po'. A proposito, com'è andata a finire con quel Ramirez? Stavano per farmi la pelle, ma poi il diavolo è riapparso. E ti ha fatto entrare nel corpo di Stork. Eh già. Un tale poco fa gli ha sparato. Quella è stata una bella idea. Di, e che ne facciamo del tuo segretario? Oh, assumo te. Ora che mi ricordo, dov'è Helen? Ma sarà di là. Di un po', ma ti piace sempre, eh? Sì, ma non ho il coraggio di dirglielo. Ma come? E tu ormai sei Sua Eccellenza Stork. E lei è la tua segretaria. E così? Qualsiasi segretaria sarebbe orgogliosa di accettare la corte di un personaggio celebre come te. Mm. No, lei è diversa dalle altre. Sì, ma è femmina. Dare a me. Dille qualche frase gentile. Invita alla cena. Sii cortese, ma audace. Insistente, ma anche violento. Io me ne intendo. La donna è come la cotoletta. Più la batti e più diventa tenera. Oh. Miss Rowling, please. Pronto? Sì, dite, eccellenza. Va bene, vengo subito da voi. Oh, eccellenza, mi congratulo per lo scampato pericolo. Oh, sciocchezze, signorina, sciocchezze. Noi diplomatici siamo sempre in trincea. Sono stata tanto in pensiero per voi. Davvero? Avete pensato a me? Beh, naturale. Oh, la medicina. Che medicina? La solita. Ah, certo. Signorina, è tempo di parlare di alcune cose importanti sui nostri rapporti. Ah, con il Centro Internazionale Migranti? Detti pure. Ah, sì, proprio così. Emigranti. Già. Vedete, l'emigrante si trova a vivere in terre straniere. E la sera si sente solo, cara Helen. Nessuno a cui dire la propria ansia. Nessuno con cui dividere il solitario pasto che lo aspetta. Helen, cenate con me stasera? Ma, eccellenza, non capisco. Cenerete con me? Beh, se è per lavoro non posso rifiutarmi. E se non fosse per lavoro? Mi meraviglio, eccellenza. Volete dettare? Vi ho mai detto che siete carina? Certamente no, eccellenza. Oh, bel cretino che era quello Stork. Cosa? Volevo dire che sono un idiota perché finora ho perso tempo. Eccellenza, io non vi riconosco. Oh, avete proprio ragione. Sono cambiato e spero che cambierete anche voi. Voi scherzate? È il momento più serio di tutta la mia vita. Non fate la cattiva e non ve ne pentire. Oh, Helen, mi respingete! Lo credo bene, Don Giovanni Ritinto. Allora siete onesta, non siete cotoletta. Cosa? Rifiutate un uomo potente e famoso come me? Credete di comprarmi col vostro denaro? Appunto. I soldi non vi cambiano quella faccia di pappagallo. Brava figliola, guardate com'è buffa questa faccia con questi baffetti e questi occhi da pesce bollito. Preferisco qualcuno che è 100 volte migliore di voi, anche se è un povero professore senza un vestito decente e vive in una soffitta piena di libri ammuffiti. Franco Bresci? Sì, Franco Bresci. Come lo sapete? Davvero amate Franco Bresci? Sì. Credo di sì. Emilio! Emilio! Svegliati! Cosa aspetti a svegliarti? Signor Max, volete o non volete svegliarvi? Se no, come faccio a dirvi che siete licenziato? Emilio, Emilio, ama me! Te, ma quale te? Me, se dico me, vuol dire che ama me, Franco, quello vero, quello di prima. Ah, sono contento. Poveraccia. Oh, ma eccellenza. Eccellenza.
Tutti vi aspettano. Tra mezz'ora dovete pronunciare il vostro discorso. Discorso? E come, non lo ricordate? Ma... Ecco la borsa. Qui dentro troverete tutte le cartelle col testo. E questo signore? Sta imparando a nuotare. Senza acqua? Ah già, è vero. Prego. Tutte le radio del mondo sono collegate col centro informazioni del palazzo dove ha luogo l'assemblea dei rappresentanti internazionali per trasmettere il discorso che sarà pronunciato da Goffredo Storck. In questo momento i delegati di tutte le nazioni che sono giunti a Parigi per partecipare a questo eccezionale avvenimento stanno affluendo alla sede dell'assemblea. Ecco Sua Eccellenza Storck che scende dalla sua auto. Si fa largo tra i giornalisti e i fotografi che, nonostante le misure precauzionali di polizia, sono riusciti ad avvicinarsi all'eminente uomo divenuto oggi centro di tutta l'attenzione mondiale. Miss Ellen, scusatemi per quello che è successo. No, prego, non vale la pena di parlarne. Vi aspettano. Già. Avete sbagliato bottone, eccellenza. È una vecchia storia, non ci indovino mai coi bottoni. Ma... Dite, che c'è? Niente, mi avete ricordato qualcuno. Vorrei tanto sapere dov'è. In un vicolo cieco. Cercava la felicità negli altri e non sapeva che era dentro di lui. Ma allora voi sapete di chi parlo? Oh, ditemi dove si trova ora. Vi è molto vicino. Ma non lo riconoscereste. Tutti i seggi della vasta sala dove ha luogo l'assemblea sono già occupati dai vari delegati con i rispettivi segretari. Tutti sono in attesa febbrile di ciò che starà per dire Storck. Notiamo ai loro seggi il delegato russo, il delegato britannico, il delegato degli Stati Uniti, il delegato italiano. In questo momento Sua Eccellenza Storck entra nella sala. Vai avanti, cammina. Avanti, oh. Su. Vai. Dai, ringrazia. Vai, fa l'inchino. Che cosa allora faccio adesso? Dove sono le cartelle? Nella borsa. Non ce l'hai? No, e che dico ora? Non lo so, intanto comincia a parlare, inventa qualche cosa, io vado a cercarla. Con permesso. Signore e signori, io non ho la minima idea di ciò che devo dirvi. Ma già che sono qui vi dirò qualcosa, anche se questo non cambierà il mondo. Mi sembra che noi siamo oggi riuniti in questa assemblea per cercare di impedire un'altra guerra. E voi sapete ciò che accadrebbe a noi tutti se questa guerra scoppiasse. Se voi cercaste di penetrare nella mente dei nostri nemici, vi rendereste conto che siamo tutti uguali. Signore e signori, la verità è che siamo tutti degli ambiziosi egoisti, avidi solo di gloria e di fama, anche a costo di tradire coloro che hanno fede in noi e che ci hanno inviati in quest'aula. Iacono Zambarino Svengali! Vous avez raison, se son là ne son que des chauvins! È impossibile sopportare también este scandalo! Calma, signore! E questo? E chi ne sono? Ma la borsa! È rimasta giù nell'automobile. Calma, signori, calma! Ho una grave comunicazione da fare. Ho trovato questo foglio nella mia borsa. Goffredo Storck, sei sfuggito una volta alla mia giustizia. Ma ora né tu né quelli che ti ascoltano in questa sala sfuggiranno. Se tutti i gravi problemi internazionali non saranno risolti entro 10 minuti... io getterò una capsula atomica che vi distruggerà dal primo all'ultimo. Firmato il cittadino dell'universo. Eccolo là, guardate! Arrestatelo! No, fermi! Potrebbe gettare la capsula. Per carità, accordatevi subito. Certo, certo, il nostro più grande desiderio è sempre stato quello di distribuire le nostre colonie agli stati più bisognosi. Per questo se le sono prese, per distribuirle. No, le colonie non ci servono. Le avete conquistate per prime, perciò sono vostre. Per conto nostro, noi siamo ben lieti dell'occasione per assicurare i nostri fratelli arabi che siamo pronti ad abbandonare la Palestina. Ma come, ve ne andate di già? Volete lasciarci soli? Ma noi non lo permetteremo mai. A nome del mio paese dichiaro che siamo pronti a distruggere tutte le bombe atomiche esistenti sul nostro territorio. Tanto vi rimane il DDT.
Sono ben lieto di poter annunciare che a partire da oggi noi toglieremo il Comenfor, toglieremo il diritto di veto e il sipario di ferro. E i baffi a Stalin? Non solo, ma noi vogliamo risolvere al più presto la crisi della Germania, soprattutto di Berlino. Noi, o signore, abbandoneremo subito la città, ben lieti di lasciarla nelle mani delle potenze occidentali. Non lo permetteremo, saremo noi francesi a ritirarci dalla nostra zona. Mai! È l'America che si deve ritirare da Berlino. E il mio governo darà subito disposizioni in proposito. Questo è un sopruso. Saremo noi ad evacuare Berlino. Soltanto noi, la nostra decisione è incrollabile. Le potenze occidentali non sono disposte a subire imposizioni di alcun genere. Voi resterete a Berlino. Noi ce ne andremo anche con la forza, se è necessario. Su, svegliati! Ma dove sono? A casa tua, no? Ah, già, è vero. Ma allora sono tornato. E dove eri andato? Ah, in un mucchio di posti. Città del Messico, Parigi, l'opera. Di, ma che stai sognando? Magari. Stavo sognando tanto bene. Si può sapere che m'hai svegliato a fare? Una grande notizia. Cos'è? Sua eccellenza Stork ti vuol vedere. Stork, ma non è morto? Morto? Ah, no, credevo ancora di essere a Parigi. Niente, niente. Vuol vederti subito e assumerti come interprete. Ma come? Dopo il guaio che è successo ieri sera al pranzo? Proprio per quello. Ieri notte, mentre il principe Kalashivare pranzava la delegazione, nel suo lontano regno del Tibet avveniva una rivolta e il nuovo pretendente si è insediato sul trono. Beh? Ma come? Non capisci? Il nuovo re, appena venuto a conoscenza che sua eccellenza Stork aveva offeso e maltrattato il principe Kalashivare, si è affrettato, pieno di riconoscenza, ad aderire al piano Earth. Ora, siccome sei tu che hai suggerito la frase offensiva, sua eccellenza ti vuol ricompensare. Ed Ellen? È lei che mi ha dato la notizia, non stava in sé dalla gioia. Franco, aspetta, ma dove vai? Da Ellen. Ma come, è svestito, senza scarpe? Ehi, Franco, un momento. Aspetta, Franco. Ellen. Oh, professore. Ma come hai fatto a capire che ti volevo bene? Da ieri sera ho capito tante cose. Ma tu come mai sei qui? Sono venuta con la macchina di Sua Eccellenza. No, Franco, non qui. Dice un proverbio del deserto, uno che ha sete beve dove gli capita. A proposito, che ce ne lascia un quartino pure per noi? Accidenti, come ti sei fatto cattivo! Sembravi davvero un boxer, non ti riconosco più. Oh. Congratulazioni, Franco. Andiamo adesso, Sua Eccellenza ci attende. Ma come, Sua Eccellenza è venuta fin qui? Sì. È entusiasta di te. Hai avuto una bella fortuna. Deve essere stata quella statuetta, tu non ci credevi. Oh, quel brutto coso. Quello è un diavolo potente. Se lo tratti bene ti aiuta, ma se insulti può farti qualche brutto scherzo. Accomodatevi. Grazie, Eccellenza. Ho il piacere di annunziarvi che entrate a far parte della nostra delegazione. Oh, grazie davvero, io... Bella ricotta romana, la bella ricotta! Ma che cos'è la ricotta? Una specialità di qui. Oh, adoro le specialità, Emilio. 400 lire. Ultime notizie sui campionati del mondo. Maurice Cardin batte Manuel Ormena. Cardin? Vai pure. Ultime notizie sui campionati del mondo. Maurice Cardin batte Manuel Ormena. Maurice Cardin ha vinto. Che c'è di straordinario? Oh, niente. Non l'ho sognato stanotte. Ero io. È strano. Credi? Qualche volta i sogni sono veri. Emilio, ho visto con grave disappunto che avete ancora i baffi. Ve li toglierete appena saremo di ritorno. Maledetto il diavolo! Emilio! Fantastico, seguro.
Oh.